25esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera. 1000 atleti, 40 squadre, una partecipazione incredibile qui in Piemonte. Li vedete anche ora i ragazzi che stanno uscendo da uno dei due campi gara allestiti. Oggi siamo al Palacollegno, ma la sede principale ufficiale è la Meraviglia della Reggia di Venaria. Una bellissima serie di esibizioni di ragazzi giovani, appassionati, sostenuti da una grandiosa tifoseria. E noi cerchiamo di raccontarvela perché ovviamente GRP da sempre si occupa di questo con grande passione di territorio e in questo caso di tradizioni. Allora andiamo a vederli. Quanti ragazzi, anche quanti sorrisi, commozioni, passioni. Probabilmente non ce la si aspetta se non si viene qua. C'è tanta energia, ci sono tanti colori, suoni e dietro a questi bei eventi ci sono famiglie, ci sono dirigenti che seguono questi ragazzini, che poi è il fiore all'occhiello della federazione, che si radunano appunto nel campionato dei giovanile. Facciamo i grandi complimenti all'amministrazione, al gruppo di San Lazzaro che ci ha ospitato a questo campionato, e come dicevo prima c'è una forte energia, tantissimi ragazzini che oltre alla parte quella tecnica c'è la grande parte dell'amicizia, degli abbracci e della fratellanza, che è quello che poi la federazione vuole. Bello di questo che non è soltanto uno sport, perché alla fine è anche uno sport, ma è un qualcosa che appassiona, è qualcosa che dà un senso di appartenenza a dei colori che poi si portano tutta la vita. La prima cosa da dire è che la commissione tecnica è uguale sia per i giochi che riguardano gli adulti sia per i ragazzi. Assolutamente sì, la commissione tecnica è unica. Stila poi due tipologie di regolamento, quello per la categoria assoluti e naturalmente quello per la categoria dei giovanili, perché all'interno poi hanno una suddivisione di fasce, naturalmente sono tarate per i fisici, l'età e le meccaniche poi dei ragazzini. Il gruppo giudici gare poi applica il regolamento che viene redatto dalla commissione tecnica e deve essere super pronta per affrontare e conoscere bene sia il regolamento assoluti che quello dei giovanili, che è sicuramente diverso. Ma quanti sono i giudici? Come lavorano? I giudici, quando parliamo di squadre, in questo preciso istante sono in valutazione 9, più ci sono due ispettori, due giudici di campo, e abbiamo anche tutta la parte della segreteria con altre 5 persone. Nello staff? Assolutamente, nell'altra piazza in contemporanea abbiamo 3 giudici che valutano le bandiere, 2 ispettori, 2 giudici di campo, quindi siamo oltre 25 unità in questo momento. Sbandieratori, Volterra, com'è andata? È andata bene, almeno per quello che ci è sembrato noi, poi sono i giudici che devono dare il giudizio. Questa però era l'esibizione che abbiamo visto, era? Era l'esibizione della squadra Under 15, accompagnata dai musici Under 15. È un'esibizione corale d'insieme dove gli sbandieratori si uniscano al suono delle bandiere e vengano accompagnati dal suono delle bandiere. Quante prove si fanno durante l'anno? Quante prove fanno questi ragazzi durante l'anno? Tante, tante, si sacrificano veramente tanto, con prove che almeno 3 volte la settimana e durante le gare, quando ci avviciniamo al periodo dell'evento cruciale, tutti i giorni, quindi è un impegno veramente, veramente pressante. Acclamazione finale, incredibile! Palio dei Amici, gruppo Under 15 sbandieratori, com'è andata? Perché noi abbiamo sentito una tifoseria da stadio proprio. Allora, la sbandierata è andata bene, hanno fatto il loro esercizio come dovevano farlo e sono stati molto puliti. La tifoseria, siamo un centinaio di persone e tutto questo grazie a questi ragazzi. Il merito va a questi ragazzi. La tifoseria di un centinaio di persone, sono genitori appassionati. Sono genitori appassionati, gente che ama questo sport alla fine, perché questo è uno sport. Rubare, 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 fare, forza rubare, forza rubare. San Martino San Rocco. Com'è andata? Qua eravate per una delle competizioni naturalmente possibili, in questo caso era a due. Esatto, era la coppia Under 15, due ragazzi che 2 anni fa sono arrivati sul podio, quindi hanno conquistato una medaglia di bronzo. Speriamo che quest'anno, insomma,
il risultato sia altrettanto soddisfacente, ma quello che conta, come dico sempre ai ragazzi, è esserci, stare insieme, divertirsi, fare amicizia e creare un bell'ambiente e un bel gruppo che stia insieme tutto l'anno e che faccia paglio tutto l'anno. È una cosa bellissima che riempie il cuore e l'anima vedere il gruppo che cresce, che ti segue, che non vede l'ora che arrivi il momento, è bellissimo. Giovani donne determinatissime, rettore donna, insomma, vi fate sentire. Sì, sì, siamo nel girl power, diciamo, in questo momento. Bravissime. Prima gara nazionale, prima partecipazione ai campionati, siamo iscritti in FISB solo da qualche mese, quindi è la prima esperienza e abbiamo fatto partire i giovani. Ho visto anche i genitori belli emozionati, loro sono state brave, erano molto concentrate, sono state brave. Un lavoro che dura un anno, perché è vero, il palio è a settembre, ma noi non ci fermiamo mai. Il giorno dopo il palio si riparte per quello dopo e loro sono il futuro e quindi va preservato.